Oggi siamo in attesa di un ospite speciale. Siamo arrivati in Brasile, attenzione, in Brasile. È un amico, viene dalla Lombardia, poi si presenterà. Si chiama Giovanni Pedone e con Cristina, che è la moglie, gestiscono una bella gelateria. Vi devo dire che è bellissimo vedere tanti colleghi italiani e amici che si avventurano, no? Diciamo così, in un mondo nuovo, quindi in un territorio nuovo, e iniziano un'attività. Tutto questo poi ci verrà raccontato da Giovanni direttamente, perché comunque è un'esperienza unica. Non è facile quando noi andiamo fuori dall'Italia aprire un'attività pensando che subito sia un successo enorme. A volte si incontrano culture diverse, a volte, ecco qua, il nostro Giovanni è arrivato, a volte diventa un mondo tutto da scoprire, ci sono anche delle problematiche a volte burocratiche, quindi poi ora con Giovanni parleremo di tutto questo. Eccoci qua, Giovannone, Buonasera a ascolta. tutti, che qua è giorno Grande 10. Giovanni, sempre in Ciao forma, Palmiro, sempre in forma. grande maestro. Come stai? Sto Innanzitutto bene, come stai? Bene. grazie a Dio stiamo facendo lo slalom tra il Covid fin dall'inizio, qua non è mai cessato Ma e quindi. mi immagino. Poi dopo parleremo anche di questo. Come stai, Giovannone? Allora, che si Bene, dice? bene. Diciamo che si va avanti, si continua, ogni giorno è una sfida nuova, ma Bello. con tanta passione e quindi il lavoro non pesa. Esatto. Alla base di tutto la passione è un ingrediente importante. Ascoltami, Giovanni, io ho detto niente perché, sai, è giusto che ti presenti da solo. Italiana, ma vivi in Brasile da quanti anni ormai? Quasi 8 anni Quindi che vivo qua in ancora Brasile. fresco di giornata, diciamo, Sì, sono ancora molto italiano. no? Bene, no. Non mi sono ancora E abituato Giovanni completamente. Pedone, da dove viene? Originario di... Ok. Io sono di Milano, parte di mio nonno paterno, origini siciliane, di Termini Imerese, e a parte della nonna invece insomma lombardo. E quindi c'è una mistura tra nord e sud. Questo è bello così, perché l'Italia è così. L'Italia Esattamente, esattamente. E è questa. quindi che poi allargando un po', tu che giri il mondo è quasi tutto uguale. Ci sono ovviamente delle differenze, ma ogni paese poi ha la sua parte nord e la sua parte sud. Qui in Brasile, per esempio, è invertita rispetto a quello che è l'Italia. Il sud del Brasile è come il nord dell'Italia e il nord del Brasile è come il sud dell'Italia. Ma comunque diciamo che poi si dice Brasile, ma è un continente enorme. Il Brasile è veramente grandissimo. È un continente. Esatto. Solo a San Paolo, dove sei tu, quante persone sono? Quanti Ma abitanti? allora, il comune di San Paolo, diciamo che sono contati circa 12-13 milioni di persone, ma con la Grande San Paolo, come la chiamano, tutti i comuni limitrofi, passiamo i 22 milioni. Nel senso che quasi non c'è distinzione tra la Grande San Paolo e la città di San Paolo. No, Quindi no, è una è una cosa megalopoli. vera. Bene, ascoltami, raccontami Spostamenti ti come. contano in ore. Sì, ed è Tu lo sai normale, bene, tu lo sai bene che eh? sei Ed è venuto lungo. normale, dice vado, arriverò presto, 3 ore. Vabbè, da noi 3 ore si va da. No, da noi Sono si 200 va. chilometri. Esatto, da noi si va che ne so, da Roma a Milano, no? Con lo stesso tempo. Esatto. Ma Quindi, perché ti niente, impieghi un'ora solo uscire dalla città. esatto.
Guarda, una volta mi è successo con un amico di Alessandria che aveva una gelateria a Copacabana, Roberto, che uscivamo da San Paolo durante una partita del Brasile per andare a Rio de Janeiro in macchina. Ti giuro, traffico zero. Traffico zero. Quando gioca il Brasile, Partite di traffico calcio, deserto, deserto. deserto, Per i bellissimo. mondiali, quando avevamo Sì, praticamente sì, aperto sì. da poco la gelateria, io avevo messo una televisione, ho detto per i mondiali mettiamo la televisione, abituati un po' a quello che è la All'Italia. televisione in Italia, no? Nessuno. È venuto No, no, è qualcuno a vero. prendere qualche chilo di gelato prima e poi li ho rivisti mezz'ora dopo la fine della partita. Visto che siamo nel parlare del periodo del mondiale, io ricordo che durante le partite dove il Brasile giocava, il dipendente aveva diritto a terminare il lavoro un'ora precedente alla partita e rientrare, se voleva rientrare, un'ora dopo la partita. Quindi era un Esattamente. obbligo. No, no, si ferma tutto, si ferma il paese intero. Il problema è che dopo non tornava nessuno perché, sai, dopo churrasco, via, birra, cerveza. La sciattina. Via, via. Allora, raccontiamo Giovanni. Giovannone parte da Raccontiamo Milano giù. con che intenzione? Come parte? Qual è l'idea di andare in Brasile? Allora, l'idea di andare in Brasile è nata perché a Milano una sera che un'amica aveva organizzato una pizzata lì sui Navigli perché c'era questa ragazza brasiliana che era amica di questo amico suo che abitava a Monza, una cosa del genere, e quindi ha detto: dai, organizziamo, facciamo una pizzata tutti insieme, facciamo un'accoglienza a questa persona che viene da Brasile e conoscere Milano. Ah, e da lì si è cambiati all'epoca, ti parlo 2009 più o meno, l'email che era l'oggetto più avanzato che c'era all'epoca di comunicazione e quindi dopo qualche mese ero in ufficio perché all'epoca facevo l'agente di assicurazione per una multinazionale. Trovo questo bigliettino con su l'appunto della sua email, allora gli ho scritto. Lei mi ha risposto dopo 2 mesi per sapere come stava, così, no? Sai, quelle cose. Parlava un po' italiano, quindi. E allora da lì ci siamo piano piano. La frequenza del scambio di email era sempre più breve. Fino a che a un certo punto mi sono dichiarato e ho detto: guarda, io mi sono innamorato di te. E da lì eravamo passati poi ovviamente a Messenger col video, chiacchierate. E lei non ci credeva molto. Che il giorno dopo avevo un incontro di lavoro la mattina presto in un'azienda. Tornando in azienda era un venerdì e alle 11 del mattino entro dentro da un fiorista, mi ha dato un mazzo di fiori, di Bello. rose, e ha detto: deve arrivare oggi. E dice: no, ma oggi sono già le 11. Sì, ma in Brasile sono 5 ore indietro. Allora Ma forse facciamo in tempo, facciamo in tempo. e ce l'hanno fatta. E da lì è partito tutto. Poi lei è venuta a Milano, io sono venuto qua in Brasile. E da lì è nato tutto fino a che a un certo punto, all'età di 43 anni più o meno, dovevo decidere cosa fare da grande. E una relazione a 10.000 km di distanza non è facile, Sì, hai e ragione. che gli ho detto: guarda, mi trasferisco in Brasile. Lei non ci credeva, ma è un sogno, no, aspetta, ma è un'esperienza che ho detto: guarda. Tutti i progetti che ci pensi nascono da adesso, ingegneri, architetti, che hanno un sogno. E poi iniziano a pianificare questo sogno e quindi dal sogno si passa al progetto. E quindi è Bello. iniziato così questo mio progetto di vita in Brasile, insieme a lei. E sono arrivato fine marzo 2013, a maggio ci siamo sposati e da lì abbiamo
io sono già arrivato con l'idea di aprire la pirateria. Perché un Pensa. amico che è Francesco, che saluto tanto se mi sta seguendo, ha una gelateria da una ventina d'anni e Che ti ha quindi dato l'aiuto. io mi ero appassionato, il progetto era aprirla insieme a lui. Poi ho avuto dei problemi personali, non è venuto e io mi sono lanciato. Hai Nel fatto bene. frattempo avevo fatto dei corsi di gelateria in Brasile, anche perché devi sapere che il gelato per me, anche lo dico sempre qua in gelateria ai bambini, quando ero bambino io il gelato era un premio, perché mio padre ci lasciava nella casa estiva al mare Liguria, insieme a mia madre per tutta la settimana, e quando arrivava sabato e domenica, se vi comportate bene con vostra madre, come premio andiamo a mangiare un gelato. Vero, E quindi c'era addirittura, mi ricordo, una gelateria, si chiamava Gelateria 900, che aveva uno slogan all'epoca avanzatissimo per me, piangete, piangete bambini e venite e correte alla Gelateria 900. il famoso marketing, eh? Esattamente. E quindi è iniziato così. E Bello. poi perché comunque nel DNA della famiglia, della nostra famiglia, c'è un DNA nel campo dell'alimentazione. La mia bisnonna, da parte della mia nonna, di mio papà, nel 1919-20, finita la Prima Guerra Mondiale, aprì in Milano un ristorante che si chiamava Il Vegetariano. Ah, non conosco. Logicamente, io dico sempre che mia bisnonna sarebbe nel futuro oggi. Sì. Immagina, dopo quasi 4 anni di guerra, è ovvio che non c'era carne, quindi qualcosa bisognava fare. E lei si era adattata Tutte verdure. lavorando le verdure, legumi e quindi. E mio nonno, conobbe la mia nonna lì al ristorante, perché lui era vegetariano, faceva parte dell'associazione dei vegetariani e Va andavano a bene. mangiare lì una volta a settimana a pranzo, e quindi c'è questo DNA della parte culinaria in famiglia. È una parte, diciamo, avanzata, no? Per i tempi che sono, che erano. Esatto. Più i racconti di mio padre. Che in Sicilia in quegli anni il gelato veniva fatto in casa 3-4 volte all'anno, nel senso nei periodi di qualche festa, di qualche avvenimento, che però tra andare a prendere il latte, preparare, mescolare con le prime Sai. macchine del gelato che tu conosci bene. Con il ghiaccio, l'acqua e il sale, per fare 2 o 3 chili di gelato, iniziavano alle 4 del mattino, finivano a mezzogiorno. E quindi Si andava bene e si si mangiava andava bene. bene, E si mangiava ma bene. era una cosa. E quindi per me il gelato è sempre stato un qualcosa di speciale. E aprendo la gelateria, con Cristina, mia moglie, abbiamo sempre voluto lasciare questo qualcosa di speciale anche nei bambini di oggi. Quindi facciamo dei corsi di gelato per bambini, che li vestiamo con la dolma, eccetera, e tutto, e gli spiego un po' e facciamo un gusto frutta, un gusto crema, e un po' che cos'è il gelato, che cos'è il latte, perché è importante il latte, che cosa contiene il latte, e faccio vedere che il gelato italiano non è fatto con aromi e coloranti artificiali, ma è fatto con la frutta È un verde alimento, esatto. ed è un alimento completo. Bravo. Ma io direi anche questo, devo fare un complimento a te e a tutte le persone che hanno il coraggio e hanno avuto il coraggio ancora prima di andare all'estero per fare questa esperienza, perché è un cambio di vita, è una scelta di vita Sì, diversa. una scelta di vita completamente Esatto. diversa in un mondo che è diverso dal tuo, dove hai sempre vissuto con una cultura a volte uguale, a volte differente, con tradizioni differenti,
materia prima differente, però Servizi. sistema economico-finanziario differente, delle Ma logiche esatto. completamente diverse dalle nostre, che per noi sono assurde, impossibili, ma qua bisogna adattarsi Adattarsi, eh? e Bravo. quindi seguire queste logiche, e a volte fai degli errori, però la volontà di tutte le mattine iniziare da zero in 2000, quasi 7 anni di gelateria, non è mai mancata. Bravo, no, no, ma io ti devo dire anche questo, che soprattutto l'intelligenza di un imprenditore, perché qui si parla di imprenditore, non è solo un discorso gelatiere, Sì. è quella di sapersi adattare alla cultura che Esatto. trova, perché se no, se uno va con la mentalità, ad esempio tu a Milanese, in un paese che è totalmente diverso, anche se enorme, diciamo San Paolo. Paragoniamolo come mentalità a Milano, no? Avanzato anche come servizi o addirittura si trova meglio le materie prime, però con un servizio e un modo di fare totalmente diverso non è facile, non è Non è facile. facile, no. Non è assolutamente facile. Devi apprendere, devi Esatto. avere quell'umiltà di adattarti e cercare di capire quello che è il loro palato. Esatto. Perché alla fine tu puoi portarli, educarli a un palato diverso, ma devi sempre cercare di mediare e trovare l'equilibrio giusto per il loro palato. Per esempio, qui non conoscono lo zabaglione. E Che gusto quindi classico. all'inizio, facendo il gusto zabaglione come facciamo da noi, era molto forte, accentuato per loro. Quindi ho iniziato piano piano a lasciare un zabaglione molto scarico e poi caricandolo sempre di più finché loro si sono abituati e adesso lo adorano. E No, allora prezzo. ho avuto l'idea di fare la versione brasiliana, quindi al posto del marsala aggiungere la cachaça, che da Bravo. zabaione è diventato zabaiano. Bellissimo, bravo, bellissimo. Questo è bello, Zabaiano con la cachaça è bello. Perché poi fondamentalmente sono gusti classici, ma soprattutto piatti poveri, no? Quindi Esatto. quando si parla di un alimento, ad esempio, uno pensa andiamo in Brasile, faremo i sorbetti, c'è tanta frutta. Poi veramente il brasiliano adora il cioccolato, adora la pistacchia, adorano i gusti alle Sì, ti creme, quelli più, no? dirò, forse non so, sono un caso abbastanza raro, ma io vendo tanti sorbetti di frutta. Io Questo è bello. vendo tanti sorbetti di frutta, forse perché abbiamo orientato la gelateria sui bambini, sui ragazzi, Ok. e quindi mangiare un sorbetto di frutta per loro è mangiare frutta. Cosa che da sempre i bambini mangiare la frutta è sempre difficile per le mamme, no? Ma anche gli adulti, Apprezzo. se inizi a conoscere la frutta locale, quindi diventa veramente un piacere lavorare la frutta locale. Devi Altri sapere, saponi. devi imparare a prendere il punto di maturazione giusta. Delle frutte spettacolari che sono poco conosciute perché sono originarie, per esempio, della Mata Atlantica, che è tutta la foresta originale che c'è sulla costa dallo stato di Bahia fino a Santa Caterina. E quindi ci sono delle frutte meravigliose, tipo Cambusì. C'è anche un quartiere qui a San Paolo che si chiama Cambusì perché era ricco di queste piante, di questa frutta, che è una frutta acida che sembra quasi un disco volante come forma. Oppure adesso ho conosciuto la Gumiciama che sta quasi scomparendo. E quindi è un lavoro anche per aiutare i piccoli Alcuni popoli. Esatto. produttori locali che coltivano queste frutte, che curano questa parte di foresta e quindi diventa interessante scoprire anche queste cose. È un lavoro anche di cultura.
rispetto a quello che è tradizionalmente i nostri ingredienti. Ed è bello lavorare con queste cose. Esatto. Ma io credo che la cosa bella che si possa annunciare che lì è un chilometro vero, nel senso che tutto viene dal Brasile e quindi riuscite anche a lavorare prodotti di altissima qualità e non sono biologici perché non c'è una certificazione, ma vengono dalla foresta, vengono quindi Sì, anche in modo sono naturale. coltivati naturalmente, nel senso, sono piante originarie della Mata e quindi della foresta atlantica e Esatto. quindi non è che ci siano coltivazioni in serre oppure Piantagioni piantagioni, particolari. Sì. No, ogni tanto che non tranquillo, posso entrare tranquillo, in tranquillo. portoghese e italiano si confondono. E quindi, per esempio, quello che ti dicevo, Cambusì, è maturo quando cade per terra, quindi non lo Ah, posso ok. cogliere, lo colgono da terra perché significa che è maturo. Sono cose interessantissime. Ma E scherzo. veramente il bioclima che è qui è fantastico. Ma io mi ricordo una volta lì a San Paolo feci nel centro, feci un giro per il mercato in un parco e a forza di farmi assaggiare, perché sono molto anche gentili, Certo, diciamo, ah, c'è una venditori. concorrenza coltello. Allora, assaggia qui, assaggia qua. Feci un giro del parco, uscii fuori che avevo fatto un pranzo di quelli naturalissimi, ma buoni, 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 buoni. E poi ci Esatto. sono delle frutte veramente che noi non conosciamo, e grazie proprio a questi paesi che oggi alcune frutte si trovano in Italia, no? Perché sono importate da là. Quindi la fortuna, ecco, di poter girare e toccare con mano quello che da noi arriva sotto forma di purè o polpa e sapere che importanza ha quel frutto. Anche Quindi, parlare di una frutta conosciutissima da noi, la banana, per bravo. noi è la banana. Qua ci Sì. sono 10-15 tipi di banane. Esatto. Anche la Quindi banana da terra, no? Quella è la il banana banco. da terra, la prata, la oro, la Sì. nanica. E quindi è Sì. questo. È un mondo, hai ragione. È un continente. Il Brasile è veramente. E Ma quindi poi. dà delle opportunità, un continente ricco. E Esatto. ti dà l'opportunità di conoscere alcuni prodotti che sono spettacolari. Io ti devo dire la verità che poi il Brasile ha anche delle sfumature da una zona a un'altra, ad esempio da San Paolo a Brasilia o da Brasilia a Fortaleza, perché comunque ci sono culture, abitudini diverse, quindi oltre che frutta diversa, ma anche proprio il tipo di alimentazione, come un po' da noi, da Milano a Palermo, no? Il processo di lavorazione della frutta è diverso, Esatto. quindi hanno dei sistemi anche di conserva, Di di mantenimento. lavorare, se pensiamo all'açaí, Sì. l'açaí viene dall'Amazzonia, e quindi ha questa bacca, questo frutto che ha delle proprietà incredibili ed è veramente spettacolare, però lo lavorano in ogni zona, lo lavorano e lo mangiano in forme diverse. Esatto. Salutiamo un tanto di follower che ci mandano qualche messaggio, che ogni tanto intervengono poi da Ah, un lì. abbraccio grande a tutti. E una cosa che io trovai nel 2004, il mio primo viaggio a San Paolo, cioè in Brasile addirittura, ma con destinazione San Paolo, il jabuticaba, che era questo chicco d'uva, io lo chiamo d'uva perché è una forma, diciamo, abbastanza grande, che nasceva nel tronco della pianta, E non. cresce sul Esatto. tronco della pianta, esatto. E il periodo di potatura della pianta è dopo che la pianta ha fatto il frutto, per esempio. Esatto. Deve la pianta essere illuminata dal sole per far crescere. Quindi devi tagliare le foglie per dare la possibilità di entrare il sole sul fusto della pianta e lì cresce questo fiore bellissimo bianco. E poi arriva questo frutto che ricopre interamente questo albero e ha un gusto meraviglioso. Io ti consiglierei, Giovanni, visto che tu hai questa possibilità e sei anche molto bravo, perché
non è facile interagire con queste cose. C'è Fabio De Fabio, Grado. Fabio De Grado, ti ciao saluto. Fabio. Ciao Fabione, ma ci sono tanti altri colleghi che poi li citeremo dopo. Una cosa molto bella sarebbe che tu ogni volta che raccogli un frutto o compri un frutto ci metti sotto due righe di storia, no? La provenienza, che tipologia, che vantaggi ha, perché ad esempio l'açaí, che è un po' anche chiamato il pane di Dio, no? Perché sfamava le persone, come quando da noi in Italia nel È tempo frutto di guerra energetico, c'erano le castagne o le è una base patate, no? molto Quindi energetica, quindi esatto. come il pane, dai, Esatto, è completo, insomma, è un alimento che quasi da solo fanno. esatto. È vero, Addirittura diceva un Lena. segreto tra gelatieri, facendo l'açaí, essendo ricchissimo di fibra, puoi anche facendo sorbetto evitare di metterci un neutro, la base Lega da solo. che lega da solo. Ha una fibra che ha una capacità di assorbire acqua che è incredibile. Sì, è vero, è vero. No, ma è bello perché poi, ripeto, sono paesi veramente enormi ma con tante ricchezze all'interno. E soprattutto ci tengono proprio anche a valorizzare i suoi prodotti. E quindi l'esperienza gelateria nasce 7 anni fa, se non 7 anni sbaglio. fa con Cristina, Bello. che segue tutta la parte marketing di relazioni. E 2 anni fa abbiamo avuto un'opportunità per trasferirci a 200 metri da dove eravamo prima, in un locale più grosso, e ci è cambiata un po' la vita, nel senso, prima eravamo conosciuti ma non frequentati. E da 2 anni a questa parte devo dire, con il nostro lavoro, il lavoro incessante del marketing, che è fondamentale al giorno d'oggi nella gelateria anche, stiamo avendo un maggior sviluppo, ecco. E Bene. quindi siamo contenti per questo. Crescendo, È crescendo. difficile tutti i giorni, perché poi è Yes. arrivata la pandemia, il delivery non era il nostro forte. Ci siamo guardati in faccia io e Cristina, i sistemi di delivery con gli applicativi chiedevano una tassa Molto impossibile alta. per me, ma altissima. E quindi abbiamo deciso, facciamo il delivery con WhatsApp, e da lì è stato un lavoro incredibile. E piano piano, grazie anche a tutti i fornitori, che voglio ringraziarli pubblicamente, perché in quei Sì, momenti difficili per tutti. sono stati difficili per tutti, ci sono stati di supporto, e quindi abbiamo piano piano siamo riusciti, stiamo riuscendo, diciamo così, perché qua Sopravvivere. a sopravvivere, riuscire a pagare le bollette, i funzionari. Siamo riusciti a mandare via solo un funzionario, abbiamo ridotto solo del 25% l'orario di lavoro e lo stipendio degli altri. Io e Cristina abbiamo raddoppiato le nostre ore di lavoro qua Bene. dentro, e quindi quando capita, prendo la macchina, carico gelato, vado a fare le consegne. Ma lo Bisogna sai che adattarsi, ecco. bravo Quindi Giovanni, hai detto una parola santa, bisogna adattarsi, perché poi noi credo che poi i italiani su questo clienti siamo anche bravi, perché sì, siamo abituati ad adattarci tutti i maestri qui. giorni. Io credo anche questo, che i clienti poi apprezzino molto il fatto che tu vada a casa loro, perché sai, arriva un'applicazione, te lo porta, suona il campanello, prende i soldi e se ne va. Tu invece ti puoi anche soffermare, fare due chiacchiere, insomma, da titolare di un'attività c'è un rapporto umano, insomma, no? Pensando a questo, devo dire che il modo di impostare la gelateria, quello di cercare di creare un punto di incontro tra le persone che vivono in questo quartiere, o conoscersi o ritrovarsi magari dopo tanti anni, ha fatto sì, ci ha permesso che nel periodo della pandemia gli abitanti del quartiere abbiano deciso di aiutare il commercio del quartiere.
E quindi a posto di chiedere sugli applicativi ti mandavano i WhatsApp e ti chiedevano direttamente. E Sì. questo devo ringraziare anche tutti i nostri clienti che hanno fatto così e che continuano a fare tanti, e ci hanno dato un grosso aiuto e sostegno. Dall'altra Bello, parte poi bello. abbiamo cercato sempre nonostante le difficoltà, di offrirgli un prodotto come prima, di Qualità. con un Bravo. servizio di qualità. Ovvio che all'interno della gelateria, tu lo sai benissimo, si instaura un processo differente per preparare solo delivery al posto del cliente che ti entra, sia per la produzione che per la preparazione e le consegne. E quindi poi tutti si sono dati al delivery, problema degli imballaggi, problema della Anche materia perché prima. Esattamente, molte aziende poi chiudendo non davano fornitura, quindi diventava un problema. esattamente, Guarda Giovannone, usciamo un attimo da questa pandemia che mo ci ha scassato un po', a esattamente. tutti. Poi devo dire anche questo, che tu hai attraversato la pandemia in un periodo che da voi era inverno, Sì. perché da noi sta arrivando l'inverno ora, proprio sabato, proprio domani cambierà orario, quindi la tua intervista, oltre che essere nell'altra parte del mondo, è anche importante perché ieri era il compleanno del grande Pelé e quindi avanti, forza Brasile. Domani in Italia cambia orario e avanti Italia. E quindi siamo in mezzo a due eventi importantissimi, no? Storici. E quello che ti volevo dire è che ora entrerai nel periodo estivo, quindi con la speranza di movimentare ancora di più il consumo del gelato, quando noi in Italia invece abbiamo, diciamo, tra Grazie. virgolette, un rallentamento abbastanza importante. Però, quindi l'organizzazione del delivery è fondamentale. I progetti futuri di Giovanni e Cristina quali sono? Progetti futuri sono quelli di continuare a migliorarsi. Per esempio, anche durante la pandemia abbiamo cercato sempre di migliorare quello che sono i processi interni, la qualità. Io ho fatto corsi di gelato per apprendere sempre di più, tecniche nuove, filosofie nuove. È importante non fermarsi, Esatto. nuovi, scoprire cose nuove per dare opportunità di rinnovare un po'. Bravo. E quindi progetti futuri sono quelli di ingrandirci, se è possibile. Nel senso che, sai, quando abbiamo aperto noi in San Paolo, contando tutte le gelaterie della grande rete che c'è qua e che ha aperto la strada a tutti, a Bacio di Latte, faccio il nome perché non mi Sì. vergogno, No, anzi. sì, fantastici, Anche un socio, anche lui lombardo, se non sbaglio, no? anche Uno dei lui soci. milanese, sì. La Gran Milan, la Gran Milan. Gran Milano. E c'erano tutta San Paolo 16 gelaterie italiane. Adesso ce ne saranno 70, 80, 90, non so. Quindi Sì, ormai si è ingrandita. sta prendendo piede perché ha preso il palato. Io ho tanti clienti che mi Ma è dicono: non torno più a comprare il gelato al supermercato. Per me il gelato è solo questo, sì. artigianale. Io dico un po' da, tra virgolette, viaggiatore, navigatore nei continenti del mondo, grazie anche a Carpigiani che ci ha permesso anche di conoscerci, no? Perché tu, Esatto. partecipando a un corso, avete Vari corsi. avuto vari Quando corsi, venivi sì, vari tu, cercavo corsi. sempre di essere Grazie. presente ai tuoi Io corsi. ti dico che è bello educare, quindi se il gelato è un prodotto italiano è bello far conoscere l'italianità, quindi il Esatto. fatto di aver come te investito molto di forze economicamente, ma soprattutto anche di pazienza per educare una clientela, domani altri colleghi che verranno in Brasile troveranno un terreno già fertile perché comunque è stato sementato, diciamo così, da alcuni italiani precedentemente nel loro arrivo. E infatti il ruolo di aprire anche una scuola, oltre che la sede lì a San Paolo, Carpigiani, serviva per educare
Esatto, alcuni esatto. clienti a formare una italianità al gelato, perché sennò bastava mescolare poche cose che diventava già gelato. Esatto. Ancor di più, Giovanni, è importante ricordare che da lì le fiere quindi hanno permesso anche a molte compagnie italiane di portare materie prime dall'Italia, perché poi tanto quando si dice Made in Italy, di base ci sono delle materie prime importanti che sono destinate dalla lavorazione italiana. Oggi c'è il mondo del cioccolato che addirittura lì in Brasile si trova con più facilità, prima era difficile. Quindi chapeau, chapeau, chapeau. E Giovanni, detto così fra noi, ma quali sono i gusti che ti piacciono di più? O I gusti che mi guarda, io ne ho due il gusto in particolare, che ti Io ne ho due emoziona? particolari che hanno una radice personale. No? Uno è la pera, un sorbetto di pera, che io l'ho chiamato col soprannome di mio padre, che era Pucci, no? Perché in uno degli ultimi momenti di lucidità della sua vita era ricoverato in clinica a Milano a mese di gennaio. Mi chiese che aveva desiderio di un gelato alla pera. Va bene, alla pera. E stavo uscendo dalla stanza e mi guarda negli occhi e mi dice Williams. E quindi per me il gelato alla pera è fatto solo con la pera Williams. E quindi ogni volta che lo faccio ho un ricordo meraviglioso di mio padre. Un messaggio di vita. E l'altro è l'amarena, che la mia nonna adorava le amarene e il suo nomignolo era Amarena. Mio nonno piantò 3 alberi di amarene solo per lei nel giardino. Bellissimo, E quindi ho questi due sapori che per me bellissimo. La base della vita. sono i preferiti. Bello, Sono tutti i miei bello. figli e i sapori, ma questi due sono speciali, ecco. Sono la tua vita, in poche parole, no? La tua famiglia, un po' i bei ricordi, i momenti felici. E poi Le nostre radici, ecco, sono le nostre radici. L'amarena è tipica Detto italiana, l'amarena è esatto. questa ciliegia tipica italiana e la pera è la Sì. radice del papà, insomma. Bello, bello, bravo, bella cosa. Ascoltami, sono trascorse velocemente circa 40 minuti così, Mamma mia, tempo ma vola. perché è bello raccontarsi, perché io credo che ci sono delle realtà in giro per il mondo che hanno il diritto di essere raccontate perché non si conoscono a volte o si conoscono per. Io ho avuto la fortuna di conoscerti come conoscere altre persone, quindi quando c'è qualche italiano che ha avuto successo, sta avendo successo, è bello condividerlo perché poi, sai, non essendo vicini è difficile conoscerti, però il coraggio, la passione, la forza di mettersi in gioco permette di portare un Made in Italy di eccellenza anche dall'altra parte del mondo. Quindi Sì, l'italianità è sempre dentro di noi, no? E bravo. quindi io nel mio piccolo cerco sempre di portare quello che è un pezzo dell'Italia dentro alla mia attività. Esatto. Conoscere tanti clienti, devo viaggiare in Italia, dove vado? Vado di qui, vado di là, mi chiedono, soprattutto mi chiedono di gelaterie, quindi Sì. colleghi, indico colleghi che so che sono, poi gli dico, sai, in Italia ha 60 milioni di abitanti e 38.000 gelaterie, in Brasile ci sono 1.500 gelaterie e 210 milioni di abitanti. E quindi, Cambiano. ma bene o Bello. male, si può sperimentare, sperimenta tutto e via. E quindi ritornano entusiasti e apprezzano il lavoro che facciamo qua. Bello, Lo no, apprezzano valoroso. molto. Detto Questo. veramente, il cliente mi ha detto veramente voi state portando un pezzo dell'Italia qui in Brasile e a volte non ci rendiamo conto di questa fortuna. E Sì. quindi
Questo ti dà molta Energia. energia, sì. Siete veri ambasciatori voi, eh? Quelli che non fanno politica ma fanno pratica, capito? Poi fondamentalmente Lasciamo è perdere la così. politica. Sono sempre Ascoltami Giorgio, stato. io ti ringrazio di cuore, so che è un Sono io che orario un po' ringrazio te. particolare perché Sono sei io che una persona ringrazio te. speciale. Che ne sono in Tu Brasile adesso? adesso saranno le due qualcosa. Sei Sono 5 cinque ore ore. meno, no? Scuso, Vedi. e quindi Quindi e ti sono io lasciamo al che lavoro, mi date grazie questa molto. opportunità di raccontarmi un poco. Il E tempo è se vuoi tiranno su salutare di qualcuno in me. particolare. Io voglio salutare, a parte tutti gli amici in Italia, però tutte le persone che ci sono state vicine in questo periodo, dai fornitori ai clienti. E soprattutto anche ai maestri come te che hanno in questo duro periodo hanno trovato il tempo per fare qualche cosa per noi, nel senso un video, una parola, un'idea. Questo per me è stato di grande aiuto perché nonostante la lontananza mi sentivo appoggiato e quindi è un ringraziamento enorme, enorme di Un questo. onore anche per noi, è un onore anche Un per noi. onore mio aver partecipato ai tuoi corsi, anzi, se capiterà, riparteciperò di nuovo, della tua amicizia, che fin dal primo momento Mancherebbe. è stata spontanea, e quindi un ringraziamento generale sotto questa forma. Grazie, Giovanni. Saluta Cristina e un Anche abbraccione. a La lei ti gelateria saluto si chiama. molto. Come Come la si chiama la gelateria? tua gelateria? Sì. Ecco. Delizia, delizia, in portoghese e in italiano. Delizia, delizia. E anche Bellissimo. questo è nato perché lei, Cristina, mi chiamava sempre Delizia, delizia. Come chiamiamo la gelateria? Ha detto, chiamiamola Delizia, delizia in portoghese, che è molto similare alla fonetica e via. E Giusto, è giusto, è giusto. No, ma poi via a ripeto. produrre delizie. Bravissimo. E si trova a San Paolo in che zona? Così se Si vuoi trova ricordare. nel quartiere di Morumbi, che è un quartiere di 600.000 persone circa, e nella rua Sussu Mirata, che è diventata una via di ristoranti e attività Culinari. culinarie. E quindi chi passa da San Paolo e passa in questa zona è benvenuto. Delizia, delizia, non si sbaglia, delizia, delizia. Giovanni, un bacione, un saluto Un grande, grande, abbraccione a te grazie. E come si e dice in Toscana, molto obrigato. grazie Grazie ancora, mille. grazie Giovanni, continua Grazie, così, Palmiro. spero di rincontrarvi presto anche per un abbraccio perché questo fa Io. parte del calore umano. È la prima volta che riuscirò a venire in Italia e passare in Toscana, sicuramente una Sei tappa al benvenuto, sepolcro. sai che hai anche una casa in Toscana da oggi. Eh? Lo so, lo so. Un abbraccio, Un ciao Giovanni, abbraccione, ciao Palmiro. grazie, Un abbraccio a ancora tutti. grazie e ci rivedremo martedì prossimo con un altro intervistato. Facciamo il martedì Parteciperò l'italiano sicuramente. e l'ospite straniero, o perlomeno l'ospite che vive dall'altra parte del mondo, fuori dall'Italia, il venerdì. Così cerchiamo di far parlare il più possibile dei nostri colleghi e amici. Ancora di nuovo un abbraccio a Un tutti i abbraccione. Fokkers e ciao Giovannone, a presto. Ciao Palmiro.